Ciao a tutti ragazzi, un video su eFootball, un tutorial per andare a spiegarvi come si fa ad andare a modificare le informazioni personali dell'utente e soprattutto il nome della squadra che viene visualizzata una volta online. Ma prima di farvelo vedere ragazzi, se vedete che tergiverso perché ho la mandibola che non va più, e follow il canale YouTube ragazzi, come sempre un bel follow così supportiamo questo progetto, ma ci spostiamo in game, eccola qua. Allora appunto, magari avete iniziato il gioco, non avete fatto caso alla modifica del nome del team, avete skippato qualsiasi altra cosa, ma adesso volete cambiarlo e non sapete come si fa. Perfetto, allora andiamo a vedere appunto la procedura corretta. Andiamo su altro, qua in alto come menu, ci spostiamo su informazioni utente. Allora, per cambiare il nome utente e l'avatar si va su dettagli utente. Come vedete, triangolo, nome utente, possiamo mettere quello che vogliamo, avatar, scegliamo l'avatar che vogliamo con lo sfondo che vogliamo e non lo cambio perché a me piace Khan. Ok, vogliamo invece cambiare il nome della squadra che viene visualizzata online? Perfetto, modifica squadra dei sogni, sempre in questo menu. Allora, qui possiamo modificare la squadra base, in questo momento ho messo il Lorient ma perché mi piace la maglietta, non per altro. Questo è il nome della squadra che viene visualizzato durante la sessione online, quindi quando giocate vedete il nome scritto qui, il vostro avversario vedrà il vostro nome che avete inserito in questa stringa e l'abbreviazione è quella che vedete dove c'è il risultato in alto. Io ho messo questi, ragazzi, potete mettere quello che volete. Tutto qua, molto molto semplice, ragazzi. Tutto quello che avete messo in questo menu in questo momento verrà visualizzato online come vi stavo spiegando prima. Tutorial molto molto facile, fatemi sapere come sempre se avete qualche difficoltà nei commenti, vi do una mano volentieri ovviamente. Andiamo proprio a spacchettare man mano eFootball in tutte le sue varie sfaccettature, sia a livello di gameplay che di gestione. Quindi ragazzi, come sempre, mi piace il video, follow il canale YouTube e ci vediamo al prossimo filmato. Ciao a tutti!